Ben ritrovati a 7 Sera, continuiamo a parlare del sostegno che possiamo portare alla popolazione che è stata colpita dal terremoto, a tutto quello che è giusto fare per superare questo momento difficile insieme alla Fondazione Patrizio Paoletti. Allora do subito il bentornato a Marco Benì, ben ritrovato, e ben ritrovata anche alla psicologa Tania Di Giuseppe. Allora, abbiamo iniziato a raccontare quanto può essere utile un intervento professionale. Io vorrei subito però ridirvi il numero verde, lo facciamo comparire e ve lo dico anche a voce, 800 85 84 40. Questo un numero che potranno comporre chi? I genitori, gli insegnanti, tutti coloro che hanno a che fare con dei piccoli. Esatto. Ecco, per chiedere istruzioni, per dire cosa fare. Ecco, questa è un'iniziativa importante, l'abbiamo iniziato a dire prima. I piccoli leggono negli occhi degli adulti il loro mondo, per cui devono capire che cosa sta succedendo da loro. Allora le indicazioni, quando vengono date con paura, spaventano ancora di più. A questo punto è stato elaborato da voi, quindi da pedagogisti, da psicologi, un vademecum con delle regole facili, sono piccole azioni che possono veramente guidare. Io vorrei leggerle insieme a voi, possiamo spiegarle una a una. Allora, certo. Intanto le mandiamo anche in onda. La prima è risorse. Ah, cosa significa? Chi di voi due mi racconta le risorse? Le risorse sono importantissime, perché noi abbiamo voluto iniziare questo vademecum con un punto fondamentale. Bisogna riconoscere chi per primo e con grandissima professionalità arriva sul territorio, quindi protezione civile e istituzioni locali. Prima di tutto bisogna mappare tutte le risorse del territorio, perché in questi momenti si creano dei campi, la protezione civile produce dei campi, quindi c'è un presidio medico. In questo caso, ad esempio, in Emilia Romagna noi stiamo lavorando anche con l'ASL locale, e quindi ci sono già una serie di risorse che si attivano sul territorio, e prima di tutto è bene mappare quelle, certo, perché sono la base dalla quale partire per poi fare un intervento di tipo più specifico. Bisogna avere ben presente cosa offre il proprio territorio. E anche il nostro intervento è sempre un intervento integrato alla protezione civile e a tutte le istituzioni che si adoperano su questo campo. Tra il resto è notizia di ieri, il Ministro per la Cooperazione ci ha proprio inviato anche una lettera di ringraziamento per questo intervento che stiamo facendo sul territorio, ed è bene sempre rispettare i tempi, i modi di chi è già molto organizzato. Certo, perché per portare un aiuto non si può rischiare di creare confusione, ecco, perché quello sarebbe terrificante. Questa è la prima cosa. Quindi questo, capire cosa c'è già e come aiutare, questo è il primo step. Però poi andiamo a Tu sei d'esempio, allora quello che abbiamo iniziato a raccontare prima. Tu sei d'esempio rimanda all'assunzione di responsabilità, perché molto spesso il genitore si concentra sul bambino. Per esempio, le chiamate che abbiamo ricevuto dal numero verde, ci sono dei genitori molto spaventati che focalizzano tutta l'attenzione sul bambino, non rendendosi conto che in qualche modo, come dicevamo, loro stessi, la loro manifestazione emotiva genera un'amplificazione dello stato del bambino. Quindi semplicemente ricordare al genitore: tu sei d'esempio, tuo figlio è portavoce del tuo malessere, di un malessere che fa parte della famiglia. Ricordati che in qualche modo lui ti imita. Certo. E subito, immediatamente, il genitore riconosce in sé questa capacità e è in grado di poter capire che effettivamente la sua agitazione può influenzare suo figlio. Già questo semplice ricordo fa tantissimo. Certo, quello che di solito in una condizione di quotidianità, di routine, è ovvio, perché sappiamo che noi grandi siamo l'esempio dei piccolini, in questo momento serve ribadirlo, perché veramente per fare il bene del piccolino si pensa di doverlo mettere al centro lui subito, invece no, bisogna ricordarsi, ecco, che siamo noi a guidare l'azione. Ecco. Esatto. Facciamo ancora uno step più avanti e andiamo a parlare di come si creano le condizioni. Sì. Si creano le condizioni proprio grazie all'azione degli adulti, perché come gli adulti possono essere antenna di una difficoltà, gli adulti possono essere anche antenna, chiamiamo così, possono essere esempio per un comportamento proattivo. Creare le condizioni è necessario, perché bisogna ristrutturare un ambiente che si è destrutturato, e bisogna portare il bambino in una zona tranquilla, se è possibile, lontano da macerie,
lontano dal caos anche che si crea o dal caos che lui percepisce, perché comunque arrivano gli aiuti, ci sono i vigili del fuoco, la protezione civile, sirene, quindi è bene guadagnare una posizione di tranquillità. Se non si può fare questa azione in una dimensione stabile, ci si può ritagliare dei momenti nella giornata, anche per una camminata nel verde, per un posto tranquillo in cui il bambino possa per un attimo ritrovare delle condizioni di stabilità e non di urgenza, perché queste disturbano molto, a lungo andare creano stress. Sì. Il bambino quando è stressato poi dopo lo manifesta in vari modi che vediamo più. E allora andiamo proprio a vederli, riconoscere il bisogno. Cosa fa il bambino quando c'è qualcosa che non va, ha paura, è stressato, non capisce? Beh, sicuramente la sintomatologia è quella che fa riferimento all'assunzione, per esempio, di cibo, fa riferimento al fatto che può muoversi molto frequentemente più del solito, oppure si muove meno del solito, si apparta. Anche la difficoltà nell'eloquio, quindi addirittura dei piccoli raggiungimenti evolutivi che il bambino aveva fatto suoi, potrebbe darsi che ci sia una piccola regressione, e questo spaventa molto il genitore. D'altra parte ricordiamo sempre, rispetto a riconoscere il bisogno, che questo fa parte di un processo comunque di adattamento, quindi la prima sintomatologia dopo lo shock chiama alcuni comportamenti in causa, tra cui questi che ci siamo detti, il fatto che si apparta o si può muovere molto. Qui è fondamentale capirli e non reprimerli, non forzarli. Accenno io un punto che dopo parliamo del sonno, anche questo per esempio può mancare, può esserci, può essere sregolato. Benissimo, va accettato, va capito, è un modo di manifestare ovviamente il proprio stress, che magari può essere unito al non mangiare, a parlare poco. Ecco, e poi adesso degli altri step ve li diremo man mano, perché vorrei passare a un altro punto importante: ritrovare i riferimenti e sapere che la regolarità sostiene. La regolarità sostiene, è proprio così. Proprio quella regolarità che è stata interrotta dal terremoto, da questo evento tragico, che può diventare un trauma per il bambino se non adeguatamente seguito il bambino. Il ritrovare questa regolarità lo aiuta a ritrovare quei riferimenti che gli permettono di riconoscersi e di riconoscere anche le persone che stanno attorno. La regolarità aiuta il bambino, perché il bambino ha bisogno di regolarità per crescere. Il bambino non è fatto per cambi continui, cambi repentini. Certo. Quindi bastano veramente piccole cose. Ritrovare quella canzone che papà e mamma cantavano insieme prima del terremoto, ritrovare una regolarità, ad esempio dare uno spazio preciso nel tempo per i pasti, certo. Uno spazio preciso per, come si diceva prima, una passeggiata, un momento di distensione, uno spazio preciso che vuol dire anche un tempo. A quell'ora saprai che noi facciamo quella cosa. Certo, uno spazio preciso anche per le coccole, diceva. Le coccole sono fondamentali, perché sapere che qualcuno ti vuole bene, te lo dimostra con continuità, quando intorno a te tutti i riferimenti sono persi, beh, questa è una conquista grandissima per i nostri bambini. Quello non è cambiato, esatto, la mia vita, il mio mondo è rimasto quello, anche se tutto intorno è crollato. E andiamo avanti con gli ultimi due step, sono molto importanti. Allora, raccontare l'evento e ricordarsi la forza del gruppo. Ecco, perché è importante dire qualcosa che ci ha traumatizzato, è importante raccontarlo, buttarlo fuori e condividerlo, perché soltanto in questo modo ci rendiamo conto che è successo a tutti e stiamo vivendo la stessa situazione, per cui insieme, un passo dopo l'altro, si potrà andare avanti, giusto? Certo, ciò che sottolineiamo in particolare nel raccontare l'evento è che i bambini sono molto curiosi, fanno domande. A volte in queste situazioni hanno anche un tempo per fare delle domande, quindi è importante non forzare la situazione, ma sempre ascoltare i tempi del bambino, fino a quando lui non sentirà di voler parlare dell'evento, di poter disegnare, giocare rispetto all'evento, anche questo è importante. Che cosa può dire il genitore? Sicuramente prepararsi per questo, quindi trovare un luogo calmo, parlare lentamente, con parole chiare e anche semplici. Il genitore potrà manifestare la sua tristezza, potrà per esempio dire: mi sento triste per ciò che è accaduto, sono molto dispiaciuto per tutti questi danni che ha creato il terremoto,
e allo stesso tempo sono molto felice che siamo salvi, sono Certo. molto felice che delle persone a cui Certo. teniamo si sono Certo, salvate. condividere, spiegare, rassicurare, assolutamente, però mi raccomando, capendo il linguaggio dei vostri bimbi, quindi capendo la loro età, capendo come possono esprimersi e come dovete esprimervi voi. Allora, questo può far veramente tanto, può cambiare la qualità di vita in questo momento di difficoltà. Allora, io vi ringrazio tantissimo per essere venuti qua a raccontare la vostra importante azione, vi ringrazio ovviamente di più per l'importante azione che state facendo con tutti questi italiani che hanno bisogno. Rivediamoci, riparliamo di queste importanti attività. Io però prima di salutarvi e di lasciarvi andare voglio ripetere il numero verde 800 85 84 40, potete chiedere tutte le informazioni per capire qual è il comportamento giusto da tenere. E allora grazie, grazie infinite a Marco Benini e a Tania Di Giuseppe. Adesso c'è un po' di pubblicità, però restate con noi perché cambiamo argomento e parliamo di cose dolci, belle e molto buone. State qui.